Sembra che sia un momento veramente importante a quanto pare, ragazzi. Non sono, cioè, vengono raramente queste ragazze qui da me. Intanto Somkit fa sempre il solito perverso. Va bene, ragazzi, è evidente che tu abbia un po' di nostalgia di Lisan. Ha ordinato online questa pietanza molto nota. Oppure a dirvelo, perché sono sicuro che non la prendereste bene. Diccelo tu, Tui, che cos'è? In italiano? Non lo sai. Rane. Rane. Ebbene sì, ragazzi, queste sono rane, se non ho capito male, incinte. Che ansia. Comunque sì, mi ha confermato che si mangiano incinte, a quanto pare sono più buone e ci hanno i piccolini. Va bene. Quante sono? 2, 3, 7? 7, sì. Ah, sono belle polpettose ste rane comunque. Non le ho mai viste di persona, cioè in cucina intendo. Vedi, gli fa un massaggino prima. Ecco qua. Si sono scongelate, sono morbide, quindi sono pronte, tu che sono chi? Pronte per la cottura. For take off skin. Ah, dice che deve togliere la pelle prima. Mamma mia, ma quanto si sono gonfiate? Finish. Ma perché così gonfie? Why big? No. And after that, take off skin, please. No, vedi, c'è una pellicola che va tolta. Guarda, because this cannot eat. Faccio un po' fatica a guardare sta roba, non l'ho mai fatto in vita mia. This cannot. Ok. Quindi deve eliminare una pellicola bianca. Ah, vedi, quindi non erano cotte, l'ha fatto solo per togliere la pelle. Mamma mia, così gonfie mi fanno un senso assurdo. E che ci ha messo qui? Aspetta, okay. Zenzero. Perché metti il cucchiaio? Dice che si deve mettere il cucchiaio, quindi diciamo il ferro per cucinarle meglio. Non so perché, non l'ho capito. Io. Mamma mia. Cook now. Comunque il brodo è meraviglioso, c'è un profumo spettacolare. Dicevo, c'è peperoncino, zenzero, foglie di limone o lime, non l'ho capito, aglio e basta. Ma chi me lo doveva dire a me che a 37 anni venivo a vivere in Thailandia con una ragazza che mangia rane, vermi, insetti? Ma cos'è questa, sta palla nera? Mamma mia, che senso è? I don't know, smell? What is it name? Peperoncino? No, get lemon. Cioè, è una palla morbida nera. Dice che la rende limonosa la zuppa. Okay. Raga, ditemi voi, perché io non ho capito che cosa sia. Sta palla nera così mi fa pure senso. Stasera me la ricordi una ranetta, questa camicia. Come stavo messi? Ah. Quelle che sono i figli che sono usciti dalla pancia. Comunque mi diceva tu che queste le puoi scegliere tu. Ci sono sia le rane incinte che quelle non incinte. Lei dice che queste sono più saporite. Voi pensate che sia solo tu a mangiare queste rane, ma no. Sono venute le altre due amiche, più la piccola, a mangiarle, a condividere insieme questo piatto. Sembra che sia un momento veramente importante a quanto pare, ragazzi. Non sono, cioè, vengono raramente queste ragazze qui da me. Intanto Somkit fa sempre il solito perverso. Ed è un evento, ragazzi. La rana incinta è qualcosa di raro, mi dicevano, è soltanto una volta l'anno.
si sono riunite poi per mangiarle insieme perché Thai amano condividere il cibo. Salsa di pesce? Guarda quante uova che hanno dentro. Buona? Non c'hai? No, oh, mamma mia, sto cane, ragazzi. Guarda quante uova, incredibile. Si sono aperte le pance ora, quindi le uova stanno galleggiando. Ma si mangia tutto. Non ho mai visto sta roba. Vedere tu. Com'è? Tu è partita dalle uova. Ma la pelle? The skin? You can eat the skin? Buona? Mamma mia, wow. certo. È tipo caviale sarebbe. Il caviale delle rane. Tui, da 1 a 10, son kit, giù. Da 1 a 10? 10. Koi, allo mai? Ok, ragazzi, sembra che abbiano gradito. Tui sta già allo scheletro. Giada se n'è pappata una. No. Ok, Somkit mi sa che ha voglia di fare altro. Quindi direi di chiudere qui il video. L'unica cosa, diciamo, buona notizia è che queste rane hanno attirato un po' di belle ragazze dentro casa. Per il resto io continuo a mangiarmi il mio salmone.